Ci sono momenti dove ci si sente liberi di uscire e girare in piena tranquillità. Invece ci sono altri momenti, prendiamo ad esempio il 2020, dove non è andata proprio così. Il Covid ci ha condizionato in tutte le nostre cose, grandi e piccole. Queste sono le uscite messe un po' tutte insieme, dove i porcini, loro sì che non si sono spaventate di venire fuori, loro. Buongiorno ragazzi, sono da poco arrivato, oggi abbiamo 11 di settembre 2020 e mi sono dovuto imboscare subito per non farmi vedere, visto che ci sta un botto di gente. Le notizie questa mattina da parte del mio amico Marcello erano sconfortanti, pochi funghi. Ho appena appunto finito di fare il video, mi giro e ho trovato questo. Un po' mangiato, però. Almeno qualcosa si trova, dai. Sono arrivato in punto dove c'è una casa. Ho anche la stanza, il cestino rosso, l'ho sistemato lì. C'è un po' di fortuna. Sembrerebbe che siamo passati, perché ho trovato un fondo tagliato e zero, quindi niente più. Però adesso, camminando, stavo quasi per tornare indietro. Bello! Pieno di insetti, ma bello esemplare, bellissimo. Quindi anche se sono passati, grazie di non averli visti. Marcello ha puntato sul cavallo buono. Non ha voluto rischiare, è andato sul sicuro. In effetti ne ha appena raccolto uno. Come sempre, ecco, vedi? Uno e di fianco subito un altro. Guarda che piede! No, ma c'è, non puoi capire. Non puoi capire. Dai, dai, pulisci la rete perché è giusto che... Però, cioè, non viene! Ho paura di romperlo. Oh, io credo che l'anno scorso qua ho trovato quello bellissimo. Toh. Non viene! Guarda che piede! No, vabbè, no, no, non si può raccontare, no, vabbè. A parte la testa mangiata dalle lumache, ma finalmente si iniziano a vedere. Abbiamo una bella scarpinata e diverse catture. A questo punto bestia. Ho trovato una coppia di fratellini. Sono solo che stanno dormendo, sono allungati. Tutto piede. C'era appena un concorrente e gli ho detto sì, poca roba.
a 2 metri da lui. Bene, queste sono le immagini del 2020 che sono riuscito a girare nelle poche uscite effettuate, anche se poi hanno portato i loro frutti. È il 2021 che spero sia migliore del 2020. In bocca al lupo a tutti. Ciao.